Ciao, mi chiamo Carlo, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a vedere il riff di base della canzone So Lonely dei Police, estrapolandola, andando a vedere dalla mia versione nell'ebook per bassisti, basso e batteria, che vedi qua di fianco. Questa è l'estrapolazione di una pagina dove c'è appunto questo riff. Per prima cosa ci impariamo il riff. Vedrai poi, se hai anche l'ebook, che c'è un video dove io spiego nota per nota il ritmo, come contarlo e tutto. Poi abbiamo la partitura appunto con la tab sotto. Di qua abbiamo la batteria, soltanto il groove di batteria che gira per qualche minuto, in modo che possiamo suonarci sopra, interiorizzare e prendere i nostri punti di riferimento. In questo metodo è molto importante andare a fondere il suono della batteria con il suono del basso, quindi avere consapevolezza di dove e cosa suona la batteria, secondo me è molto importante per poi poterci suonare e interfacciare insieme. Quindi vai a mettere, una volta che hai visto il groove, tra l'altro è molto carino perché va sempre a appoggiare il semitono sotto dal do al sol, mette un fa diesis sol sull'ultimo ottavo, per andare a la mette sol diesis la. Per andare al fa mette il mi a vuoto e fa, per poi ripartire si do. Ok, molto carino. Puoi far andare la batteria quindi e provare a suonarci un pochettino sopra. Proviamo se parte. Come vedi? Soprattutto la cassa è molto predominante e così deve essere perché noi lavoriamo soprattutto sul suono della cassa e dobbiamo andare appunto a fondere il nostro suono col suono della cassa e diventa tutto bellissimo. Una volta che abbiamo preso dimestichezza, allora possiamo provare una delle due versioni. In ogni esercizio, in ogni canzone che propongo, ci sono una versione più lenta per studiare e una alla velocità, quella della canzone. Quindi avrai possibilità per diversi minuti di esercitarti con una, dove tra l'altro il basso all'inizio c'è, dopo scompare, dopo quattro giri scompare, ti lascia da solo con tutto il resto della base che continua ad andare avanti per diverso tempo. Secondo me queste sono le cose utili per esercitarsi, avere delle basi che non durino un giro e poi vanno via e tu devi inventarti come studiare, ma che continuino in maniera che ti lascino far groove, poi se vuoi puoi anche modificarlo, eventualmente evolverlo. Andiamo a sentire la versione lenta, proviamo a accompagnare un pezzo. Tra l'altro senti, qua c'è il basso, ha un suono bellissimo, mi piace. Terzo giro. Qua è andato via. Se vuoi aggiungi qualcosa. Insomma, c'è tanto tempo per poterti divertire, fare evolvere il groove. Nel metodo ce ne sono 20 canzoni così, più facili, più difficili, indicativamente sempre 4-8 battute in maniera da poi memorizzarle, anche se non sei bravo con la lettura, comunque vengono spiegate tutte. What's Up, Max Gazzè, Nirvana, Maroon 5. C'è un po' di tutto, Ed Sheeran, Creep, Radiohead, c'è un pochettino di tutto, 20 canzoni. E lo trovi se interessato a meno di 10 euro, tra l'altro, quindi prezzo super popolare perché ogni bassista deve poter avere, secondo me, la possibilità di migliorare e portare avanti la passione per il basso. Quindi lo trovi a meno di 10 euro sul mio sito www.carlochirio.com. Ti ringrazio e ci vediamo poi al prossimo video, magari con un'altra canzone o qualcos'altro. Se hai qualche commento, scrivimelo qua sotto e ciao, a presto.
Thank you.